15-40, attenzione, 3 match point. Grande partecipazione di atleti e atlete al torneo internazionale di Padel FIP Promotion Giulianova organizzato dall'associazione sportiva Cico Padel, evento sportivo legato al Cupra FIP Tour 2023. 120 gli iscritti provenienti da tutto il mondo, argentini, spagnoli, inglesi, francesi, polacchi, cecoslovacchi e indiani. Quindi per diversi giorni il comune costiero si è trasformato nella capitale del padel. Tanta la partecipazione di pubblico, oltre 1000 le presenze nei giorni di gara e tutto pieno per le finali di ieri. Al torneo ha preso parte anche Roberta Vinci, ex numero uno mondiale nel doppio di tennis, ora passata al padel che ieri a Giulianova ha vinto il torneo femminile, insieme a Erika Zanchetti. Mentre per quanto riguarda il tabellone maschile è stato vinto dall'italiano Marco Cassetta in coppia con lo spagnolo Joaquín Florenza. Primo torneo insieme, primo torneo juntos e prima vittoria, molto molto contenti. Ci tengo a fare veramente i complimenti a loro perché è veramente un onore confrontarmi con loro e con tutti i ragazzi italiani che il padel, meno male che sta crescendo tanto qua, quindi siamo sempre più carichi e sono contento che sia piaciuta la finale, dai. Grazie per tutti chi ci ha seguito. FIP Promotion Giulianova ha dato punti per la classifica mondiale ma anche per quella italiana. Un torneo che ha rappresentato la prima tappa italiana del 2023 del Tour Mondiale, inserito tra le capitali città del mondo. La federazione di padel ha scelto il comune costiero anche per l'alto grado di organizzazione del torneo diretto da Fabio Fiorà. L'assessore del comune di Giulianova, Marco Di Carlo, ha premiato i vincitori e ribadito l'assoluta volontà di aiutare questo evento sportivo a crescere sempre di più e ringraziato l'associazione sportiva Cico Padel per il grande lavoro portato avanti per la sua riuscita.